Ciao, eccoci oggi con la settima riflessione ad alta voce. L'argomento di oggi è il senso del finito. Tutto inizia e tutto finisce. All'interno di questo intervallo tra inizio e fine, tutto si trasforma, tutto si evolve e nulla può essere dimenticato. Vi ricordo che queste brevi riflessioni ad alta voce nascono dallo studio, dall'osservazione e dalla sperimentazione. Hanno lo scopo di darvi maggiore consapevolezza perché poi voi possiate trasformare le situazioni della vostra vita e raggiungere la felicità, la pace e la libertà interiore che vi permette poi di raggiungere la felicità, la pace e la libertà esteriore. La nostra anima, che è eterna, senza spazio e senza tempo, tra le varie esperienze che deve fare a livello terreno, a livello materiale, a livello corporeo, è quella di imparare il senso del finito, che tutto ha un inizio e tutto ha una fine. Se la nostra anima vuole evolvere, deve aprire dei cicli, fare delle esperienze e concludere dei cicli. Ovviamente solo qua in questa dimensione possiamo farlo. La nostra vita è fatta di tantissimi cicli, ovviamente il ciclo più grande è quello della nostra vita. All'interno di questi cicli viviamo tantissimi altri cicli, immaginiamo i cicli delle ore, i cicli delle giornate, i cicli delle settimane, dei mesi, degli anni e i cicli delle situazioni. Come avete compreso, le giornate iniziano e finiscono e i mesi e gli anni iniziano e finiscono. Quindi è importante anche che le situazioni abbiano un inizio e abbiano una fine. Perché se hanno un inizio e non hanno una fine, non vengono concluse, creano peso, il peso crea conflitto e il conflitto non permette la libera evoluzione. Per renderla più pratica e più semplice questa riflessione, partiamo dal nostro cervello. Tutto nasce dal nostro cervello, nasce dall'interpretazione, dalla elaborazione, dalla trasformazione di ciò che noi vediamo all'esterno da noi. Il nostro cervello, che è un organo meraviglioso, ha tantissime funzioni e le principali sono le funzioni vitali, le funzioni di movimento e le funzioni cognitive. Quindi la capacità di elaborare, trasformare e poi dare delle risposte al nostro corpo che ci permettono poi di agire e trasformare le situazioni. Il nostro cervello ha una particolarità, il nostro cervello non può sottrarre, non può fare sottrazioni e quindi non può dimenticare, ma può solo trasformare, quindi dare un nuovo senso alle cose che abbiamo vissuto o può aggiungere nuove esperienze. Spesso impieghiamo tanto tempo e tanta energia a cercare di dimenticare il passato, a cercare di nascondere o far finta che le situazioni difficili non esistano. Ma quando noi viviamo un'esperienza profonda, un'esperienza che crea magari disagio, che crea dolore, questa non potrà mai essere dimenticata, ma potrà essere trasformata o potranno essere aggiunte nuove esperienze che andranno a trasformare le vecchie esperienze. Non so quanti di voi abbiano dei cicli aperti, è importante in questo momento incominciare a osservare tutto ciò che per voi è rimasto incompiuto o tutti quei dolori che non sono stati trasformati nella vostra vita. Questi vi ricordo che creano peso, creano conflitto e di conseguenza non vi permettono la libera evoluzione. Che cosa bisogna fare in questo caso qua? Intanto ricordiamoci che è fondamentale osservare la realtà in maniera oggettiva, riconoscere le esperienze e le situazioni che ci stanno creando comunque conflitto o che comunque ci hanno creato conflitto e ci hanno creato dolore e non sono mai state risolte. Bisogna sospendere il giudizio, dopodiché si possono accettare e poi di conseguenza si possono trasformare. Non possiamo trasformare ovviamente un qualcosa che non riconosciamo o un qualcosa che in qualche maniera abbiamo nascosto. Come vi dicevo prima, anche se cerchiamo di lottare contro ciò che nel passato ci ha fatto stare male o ci ha fatto soffrire, non possiamo dimenticarlo, perché questo comunque in qualche maniera tornerà a riproporsi nella nostra vita. I cicli si iniziano e i cicli si finiscono. E questo anche per uscire dai cicli ripetitivi che viviamo nella nostra vita, quindi quei cicli che ci portano ad attirare nella nostra vita le stesse situazioni, le stesse persone, in maniera proprio, sembra quasi regolare.
È da ricordare che se non vengono trasformate, fino a quando non verranno trasformate, verranno ripetute. E la cosa importante da ricordare è che man mano che andremo avanti, se non verranno trasformate, non verranno comunque modificate queste situazioni, tenderanno a riproporsi e in maniera sempre più evidente e sempre in maniera sempre più dolorosa. Quindi, per concludere, osservate la vostra vita in maniera oggettiva, cercate di riconoscere quali sono quei cicli aperti, riconosceteli soprattutto, sospendete il giudizio nei vostri confronti e nei confronti delle persone che hanno contribuito a creare questi cicli, sospendete il giudizio quindi, accettatele e poi mettete in atto nuovi comportamenti per trasformarli. Vi saluto, vi auguro una splendida giornata e ci vediamo alla prossima riflessione ad alta voce. Ciao a tutti e a prestissimo.